Quali sono i motivi di questa manifestazione oggi a Pescara? Questa è una manifestazione che si svolge in tutte le piazze d'Italia, in 70 piazze d'Italia, ed è contro questa manovra di bilancio che sottovaluta i problemi delle persone anziane, sottovalutando anche un problema grande, che è quello dell'invecchiamento della nostra popolazione, e soprattutto non ascoltando le richieste che vengono dai nostri sindacati uniti, CGIL, CISL e UIL, sindacato pensionati, sulla non autosufficienza, che è un problema grandissimo che colpisce più di 3 milioni di persone, e quindi più di 3 milioni di famiglie sono investite da questo problema grandissimo, da queste preoccupazioni grandissime che impoveriscono le persone, impoveriscono le famiglie, impoveriscono i pensionati. Inoltre abbiamo avanzato richiesta per quanto riguarda la 14ª, la defiscalizzazione delle nostre pensioni e altre richieste. Purtroppo non siamo stati ascoltati da questo governo, per questo protestiamo non solo qui nelle piazze d'Italia ma anche a Roma facendo dei presidi. Di Marco, avete anche incontrato il prefetto, che cosa vi ha detto? Noi abbiamo esternato forte preoccupazione perché il governo non riesce a concretizzare, ad ascoltarci. Tant'è vero che siamo stati a Roma ieri, abbiamo fatto tante di quelle manifestazioni unitarie, presidi qui oggi, perché dobbiamo far capire al governo che ci dia il microfono e ascoltarci e realizzare quello che noi chiediamo. Questa manifestazione oggi per chiedere al governo di essere ascoltati, avete parlato anche con il prefetto a cui avete manifestato le vostre problematiche. Qui non esiste una legge per la non autosufficienza, quindi grosse difficoltà non soltanto per le persone malate, per le persone che hanno bisogno, ma soprattutto anche per le famiglie che sono costrette a tour de force, anche a non lavorare per assistere i propri familiari, e a volte, soprattutto le donne, sono costrette ad essere prigioniere nelle proprie abitazioni perché non hanno la possibilità di svolgere un'attività lavorativa. Queste cose poi si ripercuotono anche nella vita di queste persone, che non avendo una contribuzione, purtroppo alla fine dei giorni di queste persone care si trovano senza una pensione, senza una prestazione economica per sostenerle. Quindi è una legge di civiltà che noi chiediamo da anni, e speriamo che questa volta con forza continueremo le nostre manifestazioni fino a quando il governo non ci dà qualche indicazione rispetto a questa questione, rispetto a questi fatti.